screening di Tedino sui rosanero, l'ottimismo del coach. La sorte di Rispoli. Ho visto grande disponibilità dei ragazzi, c'è la volontà comune di avere un certo tipo di musica suonata da loro. Così il tecnico del Palermo Bruno Tedino a quasi una settimana dall'inizio del campionato cadetto che dovrebbe vedere i rosanero tra i protagonisti. Stiamo guardando con un occhio ipercritico anche a video tutte le situazioni da migliorare ma anche quelle fatte bene, possiamo alzare il nostro indice di pericolosità. Non va male, ma va aumentato. Il possesso fine a se stesso ha poca sostanza continua Tedino che poi si sofferma sui singoli, Coronado è un calciatore con determinate caratteristiche, ama avere la palla addosso spiega Tedino Murawski può ricoprire quel ruolo. È molto bravo ad attaccare gli spazi, dote rara nel calcio moderno. È diverso da Coronado ma può giocare in quel ruolo. Di Lagumina mi piace la sfrontatezza, l'attacco alla profondità. Teniamo in considerazione l'ipotesi del doppio attaccante. Regista? Sappiamo che Iaiala, Scioce e Vegna ore non lo sono ma nel calcio giocare con un solo punto di riferimento è sbagliato almeno per me. Un accenno anche ad Andrea Rispoli che aveva chiesto di andare via. Rispoli è molto intelligente, ha passato un periodo di sana confusione, si è sempre allenato ed è un giocatore che, se resta, come credo potrebbe essere un grande acquisto. Diamanti? Si sta allenando molto bene e in questo momento fa parte del nostro gruppo di lavoro, è fuori dal nostro progetto tecnico ma qualora dovesse restare fino al 31 agosto sarà la società a decidere come agire. Cancellare l'amarezza per una retrocessione annunciata già l'estate scorsa e restituire entusiasmo a una tifoseria ormai sul piede di guerra nei confronti del presidente Maurizio Zamparini e delusa per la mancata cessione del club. E questo l'arduo compito affidato al Palermo di Bruno Tedino, che è un debuttante per la categoria. L'obiettivo è quello di ritornare subito in Serie A. La squadra si presenta rinnovata, per certi versi indebolita rispetto a quella di A, visto la rinuncia ai vari Gonzalez, Goldaniga, Andelkovic, Gazzi, Diamanti, si allena con i rosanero ma non fa parte del progetto, e giovani promettenti come Fulignati, Pezzella e probabilmente anche il gioiellino Lofaso. Per il ruolo di portiere si è deciso di scommettere ancora sul croato classe 96 Josipo Savic che avrà come chioccia il 36enne Alberto Pomini, reduce dai 14 anni al Sassuolo. La rinnovata difesa può contare sull'ex Catania e l'ex Giuseppe Bellusci, lo scorso anno a Empoli. È rientrato dal prestito al Carpi il criticatissimo Jaz Struma. Terzino destro che il tecnico sta anche utilizzando come centrale. Confermato il brasiliano naturalizzato polacco Thiago Čonek e dalla Polonia sono arrivate anche altre due giovani scommesse Pawe Dawidowicz e Przemysław Zimski. Il campionato di Andrea Ingegneri. Arrivato con il tecnico Tedino da Pordenone, è finito ancora prima di cominciare, causa grave infortunio e per lo stesso motivo la tenuta del serbo Rajkovic, fermo per tutta la passata stagione, è tutta da verificare. Andrea Accardi e Roberto Pirrello sono due giovani cresciuti nel vivaio sui quali il club punta molto in prospettiva. Per la corsia di destra Andrea Rispoli, uno dei migliori della passata stagione, che ha manifestato l'intenzione di andar via e fin qui rimasto alla corte di Tedino e la sua conferma sarebbe un acquisto importante. Il tecnico può contare anche sul rilanciato Michel Morganella, convinto da Zamparini e staff tecnico a restare, anche se aveva già salutato la città.
Ed ancora dalla Sampdoria è arrivato in prestito Gabriele Rolando, classe 95, abile sia da terzino destro nella difesa 4 che in un centrocampo a 5 da esterno alto. A sinistra il norvegese Aitam Alesami costituisce una vera e propria sicurezza. Il centrocampo, privo di un classico regista capace di creare gioco, desta le maggiori perplessità. Il bosniaco Jajalo è più utile in fase di rottura e il bulgaro Shokev si è mostrato fin qui poco incisivo. Il franco-ivoriano Eddie Gnaore, classe 93, reduce dalla stagione passata al Perugia, può essere un vero jolly di reparto per Tedino, così come più ruoli può ricoprire il polacco Muraski. Anche per questo settore del campo in rosa figurano alcuni promettenti giovani del vivaio come il classe 2000 Gennaro Ruggero, che ha esordito in A nel finale della scorsa stagione, Luca Fiordilino e Davide Peterman. L'attacco è probabilmente il reparto più completo, riconfermato il macedone Nestorovski, nonostante le tante sirene di mercato, al quale è stata affidata la fascia di capitano, potrebbe essere la stagione decisiva per il connazionale Trajkovski, che mostra di avere qualità ma che è mancato in continuità. Il palermitano Nino Lagumina, tornato dal prestito alla Ternana, per Tedino è un giovane fondamentale non solo per il Palermo ma per il calcio italiano. Il vero colpo del mercato rosanero è stato sicuramente l'extrapan Igor Coronado, dotato di buona tecnica e capace di diventare una spina nel fianco per le difese avversarie inventandosi la giocata o il suggerimento vincente. L'ungherese Balog è chiamato a mettere in mostra le proprie qualità, fino ad ora solo sulla carta. Nato a Treviso, il 13 agosto del 1964, Bruno Tedino, ha avuto una breve carriera da calciatore, conclusa a soli 22 anni per problemi fisici dovuti a un serio infortunio. Ha iniziato quella di allenatore nella seconda metà degli anni 80 a quella di tecnico, allenando nel vivaio di Treviso, Conegliano e Venezia. Successivamente, ha collezionato diverse esperienze come allenatore di prima squadra nel Montebelluna, nel Sandona, nel Novara, nel Pordenone, nella Pistoiese, nel Sudtirolo e nella Sangiovannese, fino a ricoprire, tra il 2013 e il 2015, il ruolo di commissario tecnico delle selezioni Under 16 e Under 17 della nazionale italiana. È tornato dunque alla guida del Pordenone nel biennio 2015-2017, in Lega Pro piazzandosi al secondo e al terzo posto, qualificato ai play-off ha perso due volte in semifinale, il primo anno contro il Pisa di Gattuso e nel secondo caso contro il Parma ai calci di rigore. La squadra friulana è risultata essere quella che ha espresso il miglior calcio della categoria. Nel giugno del 2017 è quindi arrivata la chiamata di Maurizio Zamparini per affidargli la guida del Palermo, appena retrocesso in Serie B, con l'obiettivo di riportarlo nella massima serie. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.